Oggi vedremo come funziona il GPS delle GoPro. Per farlo utilizzerò una Hero 11, ma questo tutorial è valido anche per gli altri modelli di GoPro. A partire dalla Hero 5 Black, quasi tutti i modelli GoPro sono dotati del GPS, che ci darà molte informazioni sul nostro percorso. Infatti, sfruttando l'applicazione GoPro Quick, potremo inserire gli adesivi con i dati GPS. Per prima cosa, assicuriamoci di essere all'aperto e che non ci sia alcun ostacolo sopra la GoPro. A questo punto dovremo recarci nelle preferenze ed abilitare il GPS. Adesso quindi l'icona non sarà più sbarrata ma rimane grigia. Ciò significa che ancora la GoPro non si è agganciata ai satelliti, quindi dobbiamo attendere qualche istante. Solo quando l'icona si accende e quindi diventa bianca significherà che avremo il segnale GPS e che quindi potremo iniziare a registrare il nostro video. Quindi una volta registrata la clip video non ci rimane che sfruttare l'applicazione GoPro Quick. Quindi rechiamoci nella sezione dedicata ai contenuti, in questo caso un aggiornamento software che farò in un altro momento, e seleziono la clip con i dati GPS. Nel mio caso so che è l'ultima, che dura appunto 8 minuti e 46. A questo punto non ci rimane che scaricare la clip sul nostro smartphone, quindi selezioniamo l'iconcina qui in basso e attendiamo il download. Una volta scaricato selezioneremo visualizza i contenuti e adesso clicchiamo sulla matita. Adesso siamo entrati nella sezione delle modifiche e in questo caso cliccheremo su adesivi. Quindi selezioneremo gli adesivi che vogliamo. Ad esempio possiamo iniziare col tachimetro, quindi clicco una volta e verrà inserito nella sezione in alto a sinistra. Se clicco un'altra volta si sposterà in alto a destra, clicco un'altra volta si sposta in basso a destra, clicco un'altra volta si sposta in basso a sinistra, clicco un'altra volta e scompare. Quindi mettiamo ad esempio il tachimetro e vado più avanti nel video. Come possiamo vedere mi segnala effettivamente la velocità a cui stavo andando. Possiamo poi anche inserire ad esempio il terreno. Nuovamente verrà inserito nella parte in alto a sinistra. Io clicco una volta e lo sposto in alto a destra. E anche qui, una volta che andiamo avanti, vedremo la nostra posizione che si aggiorna sulla minimappa. Come altre impostazioni possiamo mettere il percorso, il grafico, la quota e la forza G. Aggiungo il percorso e ora lo sposto magari in basso a destra e quindi si è aggiunta questa lineetta. Quello che comunque ho notato è che almeno su questo smartphone che è un po' anzianotto, mano a mano che vado ad aggiungere gli adesivi il video scatta sempre di più, chiaramente nell'anteprima. Poi quando andremo a salvare il video non ci saranno queste problematiche, però è da considerare appunto il fatto che conviene avere uno smartphone di ultima generazione. Per alleggerire il carico ho rimosso i precedenti stickers e ho aggiunto la quota in alto a sinistra e anche la forza G in alto a destra. Infine troviamo anche lo sticker GoPro, che mi sembra più che altro un watermark. In ogni caso, una volta abbiamo inserito tutti gli adesivi che desideriamo, dobbiamo cliccare la freccettina in basso a destra e quindi dovremo salvare il filmato e a questo punto non ci rimane che condividerlo o salvarlo effettivamente sul telefono. In questo caso clicchiamo sulla rotellina delle impostazioni, noi possiamo selezionare la qualità e quindi la risoluzione. In questo caso io avevo registrato questo filmato di test direttamente in Full HD, quindi non posso selezionare una risoluzione più alta. Poi possiamo selezionare il bitrate. Chiaramente se mettiamo l'alta qualità il filmato finale avrà una qualità superiore. E poi il codec, il classico HEVC che troviamo sulle GoPro, più pesante da gestire, un po' più complesso come codec, oppure possiamo sfruttare l'H264. Beh ragazzi, effettivamente magari conviene impostare l'H264 se lo vogliamo condividere con più semplicità, altrimenti possiamo lasciare il classico H265. A questo punto clicchiamo su continua e attendiamo l'esportazione del filmato. La velocità di esportazione, comunque quella in generale dell'editing, varia in base alle prestazioni del vostro dispositivo, varia anche in base alla risoluzione in cui avrete registrato il video, se avrete impostato un bitrate alto, se avrete selezionato i 10 bit e così via. Una volta esportato questo sarà il risultato. Per questo video alla fine ho inserito il tachimetro in alto a sinistra, il percorso in alto a destra, il grafico in basso a destra e la quota in basso.
basso a sinistra. Bene ragazzi, spero di avervi dato tutte le informazioni di cui avevate bisogno. Io onestamente il GPS non lo uso mai sulla GoPro, però devo dire che utilizzare GoPro Quick per inserire dati telemetrici è sicuramente la via più rapida. Chiaramente per chi non usa lo smartphone diventa forse più scomodo. In ogni caso, se avete dei dubbi o comunque volete sapere altre info, non esitate a commentare. E come sempre, se il video di oggi vi è piaciuto, lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale.